Fondamentalmente, diciamo che parlando di sostenibilità bisogna in qualche modo, voi sapete, c'è sempre questo conflitto tra artificiale e naturale, no? Allora, questo perché? Perché in molti casi l'artificiale, cioè quello che l'uomo produce, soprattutto la tecnologia, la chimica, può entrare in conflitto con quello che è l'aspetto invece biologico, cioè la vita, no? E la biosfera è un sistema che si autoregola, no? Però in questo autoregolarsi non deve appunto avere degli elementi di disturbo. Allora, una visione sostenibile, diciamo che il modo di progettare, tenendo conto delle questioni sostenibili, si chiama con un termine inglese eco-design, cioè progettazione ecologica sostanzialmente, tende a tenere separati il mondo biologico da quello tecnologico. Allora, prima è stato fatto l'esempio del legno, no? Ecco, il legno, diciamo, se opportunamente tagliato nei periodi giusti, trattato nel modo giusto, eccetera, praticamente non ha bisogno di trattamenti, oppure può avere dei trattamenti che sono comunque dei trattamenti biologici, no? Che ritardano, diciamo, quello che è il suo ciclo naturale, che sarebbe quello poi di decomporsi e tornare nel ciclo naturale. Ebbene, ci sono dei modi per non mescolare, diciamo, la chimica con la biologia, no? Mentre la via più facile, più veloce, quella più in uso nel mercato, quello che potete vedere anche in queste strutture in compensato, è quello invece di trattare con elementi chimici. Allora, la chimica non è un male di per sé in assoluto, però se io tratto un qualcosa di biologico con un elemento tecnologico che è la vernice protettiva, poi questo legno non potrà più essere smaltito senza impatto ambientale. Io questo legno non posso bruciarlo. Perché? Perché i suoi trattamenti finiscono nei fumi, no? E potrebbe essere smaltito solo in un inceneritore, con i problemi degli inceneritori, no? E non posso neanche abbandonarlo nel territorio, cioè posso farlo, ma è stato sottratto a quello che è il suo ciclo naturale di decomposizione. Allora l'ecodesign cerca invece di appunto vedere come costruire e come si è costruito per centinaia d'anni, no? Ci sono degli esempi di strutture in legno, le chiese, le Stavkirken in Norvegia, che sono fatte nell'VIII-IX secolo e sono ancora lì e vengono trattate con sistemi, diciamo, si chiama catrame di legno, è un distillato di conifera, che viene usato come trattamento. Ogni 3 anni vengono trattate da quasi 1.000 anni, no, più di 1.000 anni. E in Giappone lo stesso, ci sono dei templi buddisti che lo stesso hanno 1.000 anni o giù di lì, e anche questi vengono trattati e vengono diciamo, mantenuti secondo dei cicli naturali. Oltre al fatto che poi sono stati progettati in modo tale da diciamo, non causare il deperimento delle strutture. E questo è un altro punto che magari vediamo dopo. Bene, allora, nel sistema biologico non esistono rifiuti, no? E gli scarti di una specie sono il cibo per un'altra specie. Quindi un pezzo di legno che si deteriora diventa il cibo per i funghi vengono mangiati da altri esseri viventi o dagli uomini e via dicendo, e quindi la materia di cui è fatto il legno rientra sempre nel ciclo naturale.
e la materia non si degrada mai, no? Quindi la materia è sempre riutilizzabile. Mentre il sistema tecnologico, diciamo, inizia in fabbrica e finisce in discarica, no? Fino adesso. E i cicli tecnologici, in verità, hanno perdite in ogni fase. Quindi perdono calore, no? C'è degrado di materia e c'è produzione di rifiuti. Allora, l'ecodesign cerca i modi per trasformare i rifiuti in cibo, e quindi all'interno di una sorta di metabolismo tecnologico, cioè bisogna trovare il modo come un computer che ha finito il suo ciclo vitale possa essere completamente, no, al 100% smontato e tornare in un ciclo che è un ciclo di vita tecnologica. Ovviamente questo, diciamo, comporta che cosa? Che all'interno dell'ecosistema umano, quindi parlare di sostenibilità, significa parlare non solo della casa sostenibile, ma di tutto il modo come è organizzata la società. Quindi la casa è sostenibile se fa parte di un sistema di relazioni sostenibili. E quindi, vuol dire, io parlo di casa, mi occupo di case, di costruzioni, però so bene che questo è una parte di un discorso, di una ristrutturazione in senso sostenibile della società che deve investire tutti i settori. Parlando di comfort termico, comfort abitativo, da un po' di anni c'è stato il boom dei condizionatori. In verità, nei nostri climi, una casa ben progettata, ben costruita, non dovrebbe avere bisogno del condizionatore estivo. No? Adesso è necessario perché la costruzione, il cemento armato non resiste all'onda di calore, no? Quindi viene passato, oltretutto perché ha spessori molto sottili. No? Mentre ci vorrebbe una massa muraria di 50, 60, 80 centimetri come era costruita una volta. E anche gli isolanti leggeri, del polistirolo per capirci, viene attraversato dall'onda di calore. Quindi ci vorrebbero degli isolanti pesanti. Isolanti pesanti che sono, per esempio, la fibra di legno, che è un isolante di origine naturale, non ha collanti, non ha trattamenti, oppure la lana di roccia o altre cose. Però ecco, questo per esempio è un tema, quello dell'onda di calore, di capire perché una casa si surriscalda in estate, che la normativa ha recepito recentemente con gli ultimi decreti di 3-4 anni fa. E per molti anni è stato completamente sottovalutato. E, diciamo che tra una casa degli anni 60 e una casa passiva, la casa passiva sarebbe la casa, diciamo, che non ha bisogno quasi di riscaldamento, no? Quindi non ha bisogno né di riscaldamento né di raffrescamento, ma è costruita in modo da sfruttare in inverno il calore del sole e in estate è in grado di, attraverso forme di ombreggiatura, materiali opportuni, eccetera, eccetera, di non surriscaldarsi. Ebbene, la differenza tra una casa anni 60 o anche 70 e una casa passiva è di circa 20 volte il consumo, diciamo, di una casa degli anni 60-70 è 20 volte superiore a quello di una casa passiva. Quindi voi capite che c'è un margine di miglioramento che è enorme. Le case costruite, diciamo, dopo il 91, che era la legge, diciamo, sul risparmio energetico, che è stata in vigore fino all'altro giorno, parliamo di almeno 10-12 volte, no? Quindi comunque livelli molto alti. Adesso gli ultimi decreti hanno abbassato, hanno migliorato la performance delle case,
con alcune richieste significative, ma parliamo di case che diciamo, iniziano il loro iter in questo periodo, case che, diciamo, la cui licenza è stata chiesta 3-4 anni fa sono ancora con il vecchio sistema. Il discorso del riscaldamento e della domanda energetica, perché diciamo, io mi sono soffermato quasi per metà libro su questo tema,